ho portato una pubblicazione del Comune di Milano che raccoglieva tutte le recensioni italiane e soprattutto straniere. A conclusione dell'articolo, una signora che si chiama Viotti dice: eccole invece le lodi per un allestimento che ho appena visto a Palazzo Reale di Milano alla mostra L'altra metà dell'avanguardia, curato da Achille Castiglioni. Ebbene, il compito era arduo per un uomo. Le opere esposte sono tutte esclusivamente di donne. Per terra vi erano 1500 metri quadri di moquette grigia ereditati dalla mostra precedente. Castiglioni ha contrapposto alla rigidezza squadrata del muro, del pavimento e delle cornici, nonché delle bacheche, la linea che mancava, quella fondamentale, la curva. Una grande tela bianca che, partendo dal soffitto, si incurva prima di appuntarsi al suolo. Le opere sono semplicemente appese al muro bianco con un chiodo. L'illuminazione è perfetta, con rara sensibilità poetica, ma anche sessuale. Questa sono passati 30 anni e ancora non l'ho capita. Come cominciò questa avventura? Volevo avere il sistema per capire e far capire agli altri qual era stato il ruolo delle donne nei gruppi delle avanguardie. E una cosa che mi ha sempre molto colpito di loro, di tutte, era questo modo domestico di vivere il problema. Ma mi ero sempre regolata nel lavoro come chi le cose, i quadri, i disegni, le sculture le valuta in base alla qualità e non né al sesso né ad altro. Queste donne mi guardavano sbalordite quando io dicevo: ma come, ma perché tutta questa roba sta nei cassetti così? E perché dove la devo tenere? In cornice? E perché no, facevo io, ma va. E vabbè, dopodiché passiamo a quello sciagurato di Achille. Mi chiedo chi può fare un allestimento così difficile che però non faccia l'architetto, nel senso di mettere la propria cifra espressiva, come si dice, in primo piano, che rispetti le cose, che capisce che in certi punti bisogna fare un po' di panna montata perché le cosine trovate in alcuni casi sono esili. E così una sera, mi ricordo, risposi a Enzo Mari che mi chiedeva perché ero preoccupata e gli dissi: ma io ho bisogno di un pazzo che mi segua, di qualcuno che non abbia problemi con la figura femminile, che... Achille chi fa? Cioè, Achille Castiglioni. Conosco Achille Castiglioni. Mi persuade subito perché, come tic, aveva questo, fregandosi le mani. Che disastro, tutto bene, e lui ha cominciato a lavorare, ci eravamo parlati, gli avevo detto, e un giorno, una mattina, mi trovo davanti un bucato, cioè tutte le stanze, gli spazi di Palazzo Reale, con degli spaghi, ovviamente erano, le corde erano così transitive, con tutti questi pannelli che mi viene un accidente, gli dico: a chi? Ma tu sei pazzo? E così, dopo un po' di diffidenza reciproca, ci siamo lasciati e dopo due giorni, io sono stata rinvitata ad andare e ho trovato le lenzuola, erano scomparse al posto delle lenzuola, quelle che io chiamavo lenzuola. C'erano delle vele che poi hanno avuto un successo enorme, soprattutto presso le testate straniere che parlavano della bellezza della mise en page all'italienne.
E questa è stata una delle cose molto divertenti che sono successe allora. Thank you.